Salve a tutti dal Papi. Quando diciamo una cosa, quella è. Ieri abbiamo detto che saremmo andati a trovare la piccolina in clinica, quella che stava trovata a Priverno, e oggi siamo andati in clinica perché lei sta in clinica. Io non ho mai parlato di recupero in canile, anche se la struttura che ospita la nostra piccolina, in base alle indicazioni del comune di Priverno, sarebbe dovuta andare in canile, ma il cuore buono dello staff della clinica Galileo Galilei ha pensato di non metterla in canile. È stata messa in clinica sotto nostra richiesta. Questo determina ancora una volta che tante persone hanno detto un sacco di cazzate, ma veramente una valanga, una camionata di cazzate dette. Lei è in clinica, sta benissimo. Anche se doveva essere messa in canile, però noi abbiamo fatto una richiesta specifica allo staff sanitario della clinica Galileo Galilei e loro hanno provveduto a metterla in clinica. Quindi ha partorito in clinica, ha partorito benissimo e ancora sta in clinica. Non abbiamo mai parlato di canile e oggi siamo andati a trovarla. Una pelosetta meravigliosa con dei cuccioli splendidi. Siamo arrivati nella clinica Galileo Galilei e tra poco vedremo la piccolina. Amore piccola, l'avevamo detto che ti venivamo a trovare, eh? Quanti sono? Ma guarda quanto sono piccoli! Amore, ma si ricorda forse di noi? L'abbiamo messa in sicurezza, vedi già come si è bella ripulita, non si poteva neanche accarezzare per quante zecche ci aveva. Una cosa davvero impressionante. Forse la gente non se ne rende manco conto delle condizioni, ecco perché qualcuno parlava e forse ha parlato pure troppo. Comunque, non ci interessa. I piccolini sono qui, siamo nella clinica Galileo Galilei, una struttura meravigliosa che ha dato una nuova vita a questa cucciolotta. I piccolini li vedremo tra un po' perché adesso sono troppo piccoli, sono nati ieri, ma la cosa importante è che la mamma adesso sta davvero bene. Cara Sietta, siamo venuti a controllare la piccolina. Come Sì, sta la piccolina? sta Sta benissimo. benissimo. Quanti piccolini ha fatto? Sei. Sei, però uno lo stanno tenendo sotto controllo perché è più piccolino degli altri. E Ok. E quindi? È bella? quindi? Sì, è bellissima. Gli si sono levate tutte le zecche, quindi Presto sarà presto sarà disponibile per adottabile. essere adottata, però deve aspettare perché bisogna far mangiare prima i Certo, piccolini. Cioè, certo. tutti i piccolini sono davvero belli, Sì, belli, e belli, come neri. e neri. Ma chissà che ha fatto questa, che ha fatto qualche scappatella, chissà con Sì. qualcuno. Comunque, sono bellissimi e presto troveranno anche loro una casa. L'abbiamo visti, poi abbiamo fatti anche vedere qualche istante fa nel video. Certo. Italia a quattro zampe. Continuiamo a sottolineare una cosa che già abbiamo detto centinaia di volte. Clinica Galileo Galilei a Latina, una struttura davvero meravigliosa ed è un consiglio del Papi. E per chiudere in bellezza il discorso iniziale, vi dico che loro non rimarranno in clinica. Qualcuno ha detto poi dalla clinica verranno spostati al canile. Invece no, non è così, perché dalla clinica andranno direttamente in adozione, come sarà finito il periodo dello svezzamento. E questo sarà per la mamma e sarà anche per tutti i cuccioli. Perché dico questo con una certa certezza, scusando il termine così un po' mischiato, il giro di parole, come si dice? Perché per la mamma, con tutti i cuccioli, sono arrivate ad oggi oltre 200 richieste di adozione. Quindi, come fanno a rimanere in canile con 200 richieste di adozione? Non rimarranno certamente in canile. E questo siamo noi. E questa è la clinica Galileo Galilei di Latina. Italia a quattro zampe collabora solo con i migliori e loro sono davvero i migliori perché tutti insieme siamo la voce di tanti pelosetti del mondo. Parola del Papi.